Bella a tutti ragazzi, benvenuti a Saturno, bentornati a questo mio nuovo video. Siamo qua con FIFA 19 Carriera Natura con la Juventus, episodio numero 1. Una settimana fa è uscito l'episodio numero 0, dove avevo valutato diversi giocatori, quello abbiamo messo in video alcuni giocatori. Ho preparato quello che alcuni in questo tempo odio, ho preparato alcune liste di giocatori che vorrei prendere, diversi ruoli. Nell'ultimo episodio ho preso Tino Werner per 30 milioni, mi pare. E avevo fatto l'offerta per Pogba che avevano accettato, però riflettendoci su, spendere 90 milioni per lui è un po' esagerato. Andiamo a vedere i diversi giocatori che vorrei prendere ruolo per ruolo e poi cominciamo a fare le offerte. Ne ho già fatta una per Robert Neves, che sto aspettando una risposta. Ho un'offerta di 25 milioni più Barzagli. Ho fatto fare anche un'offerta per Milinkovic-Savic, ma per ora non è andata in porto. Allora, esterno sinistro, alla sinistra cioè Junior e Rashford. Attaccanti, ho messo Depay, Capriccio, Cutrone, Cece, Lanzini. Esterno sinistro, Gnabry, perché cosa? Un esterno sinistro ci servirà sicuramente. Centrocampo, Rabiot, Robert Neves, Pogba che non prenderò. Terzo sinistro, ho messo Tierney e Grimaldo. A difesa abbiamo Akanji, Ake, Delight, che c'era già nell'ultimo episodio, Süle e Lenglet. Terzino destra abbiamo solo Bellerin, portiere Kepa e Lunen. Quindi ragazzi, come sempre, supporto la sera, mi piace e iscrivetevi al canale e suggerite i giocatori da prendere. Kepa ha una clausola di scissione di 58 milioni. Sarebbe interessante puntare su di lui. Da vedere però, importa quanto è messo Szczęsny. Perché si potrebbe vendere Szczęsny per puntare su Kepa. Vedere quanto età ha Szczęsny, 28 anni, Kepa ne ha 23, Perin ha anche lui 84 e 25 anni. Secondo me sarebbe un'ottima cosa puntare piuttosto su Kepa, che ha un paio d'anni, alcuni anni in meno di lui. Succedendo un casino. Vorrei puntare tanto su Kepa. 58 milioni potrebbe essere un po' esagerato, però magari aspettiamo notizie dal nostro osservatore. Ma penso di prendere, che potrebbe essere realmente interessante, avendo anche 5 anni in meno e uno solo di overall rispetto a Szczęsny. Terzino destro, come da Bellerin, sarebbe sicuramente una buona alternativa. Costa tra i 18 e i 28 milioni. Proviamo a vedere se riusciamo a prendere 16 milioni. Non sarebbe male. Con terzino destro ci sarebbe comodo. Come ho detto, De Sciglio vorrei farlo andare via. Non mi interessa per De Sciglio. Ma vediamo se riusciamo a mettere De Sciglio come alternativa. Già ti do De Sciglio. 11 milioni. Facciamo 13 milioni. E possiamo modificare la decisione 5% mezza offerta. 15 e mezzo. Sì, dai. Buona, primo acquisto, Bellerin. Terzino destro, ci serve come De Sciglio, volevo farlo a partire, assolutamente non mi interessava tenerlo. So che è italiano, ma non era il mio interesse averlo come terzino. Andiamo a offrire il contratto a Bellerin, 85.000, importante, vediamo se accetta. Ok, perfetto, faremo due squadre, uno di titolare e uno delle riserve, e faremo un po' alternare un po' le squadre, non ci farei bisogno di far riposare. Ignora cosa accessoria e facciamo un'offerta da 90.000. Solo prende 85 l'Arsen. Perfetto. Bellerin è il nostro primo acquisto di questo episodio. Andiamo a vedere di prendere qualcun altro. Cutrone per l'attacco come giovane potrebbe tornare utile anche perché cresce parecchio.
Scambio i giocatori, vediamo se c'è qualcuno da dargli. Se riesco ad aggiungere Mossykin. Controfferta, facciamo un'offerta di 10 milioni. So che anche Kin sale, però vorrei puntare più su Cotrone per ora. Del più là, pensavo di prenderlo. 112 milioni. Questo sicuramente non sarà titolare, ma sarà la riserva di uno tra Ronaldo. Leggenda. Dybala, ricordo che in attacco comunque siamo già messi abbastanza bene. Trattiamo questo giocatore. Fradico, giusto. Cinque anni. Sicuramente ha giocato a far crescere. Ignoriamo la casa accessoria. Fermo. 30.000. Non so per quanto free. Vabbè, aspettiamo e poi ci riproviamo più là. Depay avrei provato. Ha ottime caratteristiche. Vorrei provarla Depay sicuramente come alternativa a Cutrone da prendere in attacco. Se... Anche provare l'attacco Ronaldo. Infatti, bel cartellino, facciamo un'offerta da 40 milioni. Di 60 milioni, no, un po' esagerato. C'è un'offerta a 45. Sono un po' tanto esagerato, 60 milioni. No, eh. Ok, bisogna di tempo, ok. Sile. 3 ma se cosa devo fare? Contatto per acquistare. No, vorrei cercare di prenderla meno. Cosa riesco a fare lo scambio? Vorrei offrirgli. Scambio giocatore, vorrei metterci. Benatia. Anche perché Benatia è molto più vecchio di... Non ti sembra un po' di chiedere troppo te? Non sembra un po' tanto? Offerta. Devo un po' esagerare te? Tutto dipende dalla carta accessoria. No. Non voglio prenderti per... No, vabbè, ho sbagliato. Ho sbagliato qua. No. Per sta cifra, no. Ci ripenserò, ditemi voi cosa fare, ma sembra una cifra esagerata. Per attacco ci si potrebbe provare anche per Gabriel Jesus tra i 46 e i 67. No, no, grazie. Aspetta, così è un po' tanto alta. Tanto esagerata, un'offerta 50. Tanta trenza, un po' esagerata ancora, eh? 53, dai. Cioè, stiamo pian piano le offerte, cioè, non stare cercando di osicchiare più. Accettiamo, ok, visto? 76. Ha deciso di prendere per 56 milioni. Ok.
Capriccio sicuramente sarà un acquisto che secondo me gli dà, può fare la differenza. Chiaro, 5 anni va benissimo. Niente clausola accessoria, chiaramente. Non mi piace mettere clausola accessoria. Vediamo quanto gli offriva Manchester City. Perfetto. Ok, ci rafforziamo con un altro acquisto in attacco, però adesso in attacco siamo a posto. Devo ricordare di non prendere più attaccate che se non riusciamo più. Ok, abbiamo sia Rashford che Victor Junior. Andiamo avanti però prima di fare altre offerte. Già si arrivano offerte per qualche nostro giocatore e si arrivano risposte. Depay, se non sbaglio, cos'era? Si capisce? Rifiuto offerta perché abbiamo già preso il nostro attaccante Capricesus e non tentare di trattare per Depay magari più là. Non aspettare all'inizio, poi non vi dirò. C'è Neves per 28 milioni e mezzo. Trattiamo. Adesso diciamo a rosicchiare qualche milione anche lì. Come hai detto, meglio, più si riesce a risparmiare meglio, eh. Un'offerta, facciamo un'offerta da 24 milioni. Non ho più quanto ho offerto. Un'offerta 25. Ha offerto in più. Oh ma Madonna. Accettiamo, ok, 26 milioni. Robert Neves, andiamo a trattare per portarci a casa questo centrocampista che ci servirà sicuramente per migliorare il centrocampo. Perché lì è un punto cruciale che ci serve per crescere. Sì, vabbè, sporadico. 5 anni. Sì, dai. Perfetto. Ci vediamo il centrocampista. Adesso abbiamo preso 4 acquisti. Neves, Werner, Vierin, Capelljesus. Ci stiamo rafforzando pian pianino. Adesso andiamo a avanzare. Adesso arrivano offerte per i nostri giocatori. Arriva la prima partita, la simuliamo chiaramente perché non ci interessa partire. Segna doppietta di palla, doppietta di Ronaldo e Mandzukic contro la Lille. Lallo, quel che è. Chiaramente non era so questa partita che ci interessa. Offerta per Terzino Spinazzola, 13 milioni e 2. Se esco a venderlo per 20, già sarebbe una buona cosa. Milioni. Grazie, ci serve per la nuova 20 milioni voglio 13 milioni. Ok, ho 20 accetto per 20 milioni. Parto da 20 milioni. Buono direi. Si è sfumata. Sì, si sapeva offerta per il prestito Kin. Se fino a che su The Light. A che? The Light. Secondo me The Light dovrei puntare di più. Neves vuole giocare. Facciamo una prova ancora per The Light. Vediamo se riusciamo a portarcela a casa. Contratto per acquistare su 320 30 milioni. Difensore centrale giovane, molto molto interessante, veramente da prospettiva assurda. Facciamo
c'è un'offerta, anche perché partendo poi con la partenza di Barzagli bisogna comunque puntare a prendere una alternativa all'indifesa. 8 milioni, stiamo abbassando, 24, proviamo, dai, così se esce un po' che ok, voglio un tempo, ok, sto tirando un po' questo episodio, ragazzi. Facciamo giocare Neves, no, piano, ci voglio lasciare in campo. Robert Neves, ok, praticamente non sono nessuno incedibile a parte Ronaldo, Dybala e Douglas Costa. Se erano delle buone offerte per loro, partiranno. Finiamo queste tre partite, vediamo, ditemi voi chi comprare, suggerimenti. Tanto altro, adesso perdiamo 2-1 contro l'Atletico di Madrid, ma chiaramente questo non è un torneo che ci interessa. 4.000 tanto, città nazionale, fatto per Pestichina, accettata l'offerta per Delight, buono. Andiamo, free contratto a Delight. Importante, chiaramente, perché niente, è un ottimo potenziale. Sì, va bene, 5 anni, chiaro, va benissimo. Va benissimo, nel senso che a me non piace mettere, non le metterò mai, se non per 1 miliardo per Ronaldo. Sì, va bene, dai. Ci portiamo a casa il difensore. Abbiamo fatto questo episodio 5 acquisti, 4 acquisti, però che conta con l'ultimo, Werner, Neves, Pellegrini, Capelles e De Ligt. Moiséskine magari mandiamo via per un anno. Magari adesso sto pensando di chiamare Higuain per rivenderlo. Andiamo avanti, facciamo fino alla prossima partita. Poi simuliamo. Secondo finale per Lanzini, Rashford, Tierney, Gnabry, Akanji, Rooney, Victor Jr., Lenglet. Vedremo tutto nel prossimo episodio, ragazzi. Tanto aspetto i vostri suggerimenti, tanti altri consigli. Come sempre, lasciate un mi piace. Simuliamo questa partita con il Guan. Vinciamo e passiamo il girone, chiaramente come secondo, perché probabilmente l'Atletico Madrid probabilmente ha vinto. Trovate il giocatore per il mio torneo, giocatore fornato, che è stato male, Mazzucchi ci deve fare 3 giorni, per fare niente di che. Andiamo a mancare il mail, dov'è il mail? Eccolo qua. Offerta per testa di Spinzoglio, 2 milioni e 8. Va benissimo, almeno partire parte. C'è un'offerta anche per lui, perché va, lasciamo andare. Che di ragazzi, chiudiamo questo episodio che sta dando veramente da tanto, datemi suggerimenti se giocate da prendere. Che di ragazzi, ditemi come ne pensate di questi acquisti, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, con la pianta è tutto. Ciao.